a 4 per il circolo Calottiera viene, se la giudica Valentina Procaccini con 1.58.37 record della manifestazione. Ha solo 14 anni, ma Valentina Procaccini fa già parlare di sé. Nei campionati giovanili, la nuotatrice montesilvanese DOC, tesserata con il circolo canottieri Aniene, qualche giorno fa ai criteri giovanile di Riccione, si è aggiudicata la medaglia d'oro nei 200 stile libero, fermando il cronometro sull'1.58.37, stabilendo così un nuovo record italiano. Questo è anche il quinto tempo nel ranking europeo nella sua categoria. Sono onorata e molto emozionata di ricevere questa cosa. La volontà di fare nuoto come è nata? Facevo triathlon e ho iniziato a fare degli allenamenti di nuoto e quindi da lì ho fatto solo nuoto. Non sono le uniche medaglie per lei al Critaria. L'atleta abruzzese si è imposta anche nei 100, 400 e 800 stile libero. Più recente invece è la medaglia di bronzo conquistata ai campionati italiani assoluti primaverili nella staffetta 4x200 stile libero in squadra insieme alla campionessa Simona Quadarella. Talento naturale in vasca, ha come sogno nel cassetto le Olimpiadi. La prossima rassegna a 5 cerchi ci sarà nel 2024. Chissà se Valentina riuscirà a coronare il suo sogno a 16 anni, proprio come il suo idolo Federica Pellegrini. Ci sono tante nuotatrici come Federica Pellegrini, Simona Quadarella che mi ispirano. Il comune di Montesilvano, per complimentarsi dei risultati finora ottenuti, ha voluto omaggiarla con una targa. Questa volta ci troviamo di fronte veramente ad un profilo assolutamente straordinario. E quello che sta facendo Valentina è qualcosa di davvero molto importante. È prematuro adesso per fare paragoni e lanciarci troppo più in là con le previsioni, però è bello ed importante intanto già festeggiare quello che questa ragazza ha ottenuto di davvero davvero prezioso. Un talento così potrebbe essere da stimolo per il comune, magari in futuro, anche con l'aiuto di altri comuni limitrofi, organizzare una gara importante magari con lei protagonista. E oggi siamo qui presenti, ci sono io, il presidente della provincia, sindaco Ottavio De Martinis, il presidente del consiglio regionale, il presidente del CONI, quindi è anche un'opportunità per poter discutere di questa cosa. Diversamente la struttura delle Naedi è certamente idonea e opportuna per poter ospitare competizioni di questo tipo e perché no?